Ciao ragazzi, mi è capitato spesso di vedere gente online che chiede dove posso iniziare con Batman? Quali storie dovrei leggere? Quali serie dovrei guardare? Quando un personaggio ha più di 75 anni è normale che noi arrivati siano confusi, c'è così tanto materiale. La mia intenzione oggi è di proporvi le 10 storie di Batman che io reputo essenziali, non serie e non saghe, ma storie ed episodi specifici. Sia chiaro, non sto dicendo che queste siano le 10 migliori in assoluto, né che siano le mie 10 preferite, ma dopo attenta riflessione, queste sono le 10 storie che io raccomanderei a qualcuno che sa poco o niente di Batman. Queste 10 storie, secondo me, mostrano tutte le sfaccettature del Batman moderno e farebbero capire a chiunque perché il personaggio è tanto amato. Tutte queste storie insieme formano quello che è, nella mia mente, il Batman definitivo e completo. Mi rendo conto che altri potranno essere in disaccordo con le mie scelte, ma spero che capirete il mio criterio in base alle argomentazioni che fornirò. Ah, un'ultima cosa. Non vedrete film live action su questa lista. Per quanto io adori la maggior parte dei film di Batman e Il Cavaliere Oscuro sia il mio film preferito di tutti i tempi, li considero prodotti a sé. Non sono ciò che userei io per presentare il personaggio. Lo stesso vale per i videogiochi. Sia chiaro però, amo i film e i videogiochi comunque. Ora che ci siamo sbarazzati dei convenevoli, andiamo con la lista, in nessun ordine particolare. Questo fumetto è un racconto autobiografico. L'autore Paul Dini, il geniale creatore di Harley Quinn, sceneggiatore della serie animata di Batman e dei primi due giochi Arkham, racconta la storia di come, negli anni 90, fu brutalmente pestato a Los Angeles, senza motivo. La storia racconta di come fu difficile per lui superare il trauma, non tanto fisicamente quanto psicologicamente ed emotivamente. Il motivo per cui reputo questa storia essenziale è che Paul Dini ci mostra come il simbolo di Batman, il suo esempio, lo abbiano ispirato a rialzarsi, a rinascere, a non arrendersi. Non arrendersi mai è una delle caratteristiche più importanti di Batman, è una di quelle che ispirano di più i suoi fan, e questa storia lo spiega in maniera perfetta. Questo bellissimo episodio della Justice League, scritto dal fantastico e compianto Dwayne McDuffie, si svolge nella Gotham del futuro. Amanda Waller, apparsa recentemente anche nel film Suicide Squad, racconta a Terry McGinnis, il Batman del futuro, di Bruce Wayne, del perché lo ammira e del perché sia una delle persone migliori che conosca. Tramite flashback vediamo una commovente avventura di Batman, avvenuta ai tempi della Justice League. Una ragazza dotata di formidabili poteri telecinetici e telepatici, Ace, ha ricoperto la città di proiezioni mentali. I suoi poteri sono il frutto di terribili esperimenti governativi, ma ora Ace si è ribellata. Amanda Waller spiega alla Justice League che Ace sta morendo. Un aneurisma potrebbe ucciderla da un momento all'altro. E quando questo avverrà, Ace potrebbe portare l'intera città con sé, per via dei suoi poteri. Qualcuno, spiega Amanda, deve ucciderla, usando uno speciale congegno militare. Batman si offre volontario, sorprendendo tutti, e va ad affrontare Ace. Una volta davanti a lei, però, vengono fuori le vere intenzioni di Batman. Non ha mai avuto intenzione di usare il congegno contro di Ace e lo getta via. I due hanno una toccante conversazione, in cui parlano di come nessuno dei due abbia avuto un'infanzia, di come gli sia stata portata via. Poi Ace confessa di avere paura della morte, e Batman le stringe la mano, facendole compagnia fino al momento della sua morte naturale. Questa è, secondo me, una storia essenziale di Batman perché ci mostra il lato umano. Come dice Amanda Waller stessa, non esiste nessuno che abbia più a cuore il benessere altrui di Batman. Ecco perché reputo questa storia essenziale, perché ci mostra il desiderio che alimenta le azioni del personaggio, il desiderio che nessuno debba soffrire quanto lui, non se lui può fare qualcosa al riguardo. Una storia molto particolare ed atipica, che non è forse per tutti, ma che devo raccomandare. La premessa generale è che Batman si trova al suo stesso funerale. I suoi amici, i suoi nemici sono tutti lì, a rendergli omaggio. Raccontano storie e parlano di lui, di chi era. Le loro storie non sembrano coincidere e Batman è confuso quanto il lettore. Il vero fulcro della storia, però, è scrivere una lettera d'amore al personaggio. Neil Gaiman, da genio qual è, capisce bene perché la gente ama Batman, perché lui stesso lo ama.
in questa storia vengono fuori alcune delle qualità che più amiamo di Batman. In qualsiasi realtà, in qualsiasi storia degna di tal nome, comunque vadano le cose, Batman è un uomo che non si arrende, mai, e che sarà sempre disposto a morire per ciò in cui crede, per salvare la città, un amico, persino un nemico. Non potrà mai ritirarsi, arrendersi o scappare. Che sia una morte gloriosa o banale, Batman morirà lottando. Questo è Batman, l'uomo che non smette di lottare fino alla fine. Questo film animato è basato su un fumetto dello stesso nome e scritto dallo stesso sceneggiatore. Ho però scelto il cartone perché lo reputo migliore, nonostante so che a molti dispiace la mancanza di Deathstroke nel film. Qual è la premessa? Jason Todd, il secondo Robin che morì per mano del Joker, è tornato e intende ripulire Gotham a modo suo, usando metodi molto più estremi di Batman. Intende inoltre vendicarsi di Batman e dimostrargli che i suoi metodi sono insufficienti. Credo che questa storia sia essenziale per due motivi fondamentali. Numero 1. Questa storia ci mostra quanto Batman non si perdoni mai nulla. Batman non dimentica i propri errori. Non c'è persona con cui Batman sia più severo di se stesso. Batman è l'uomo che tiene nella Batcaverna ogni giorno il costume del Robin che non era riuscito a salvare. Batman è l'uomo che accusa ogni suo fallimento, ogni suo errore come una ferita terribile. È l'uomo che mantiene vivo il proprio dolore per spronarsi a fare di meglio. Numero 2. Questa storia ha una delle migliori spiegazioni del perché Batman non uccida, neanche gli esseri più infimi, neanche il Joker. Nel confronto finale tra Batman e Jason, Jason gli chiede perché non uccida. È forse troppo difficile? No, esclama Batman, sarebbe troppo facile. Ogni giorno sogna di uccidere il Joker. Di torturarlo come lui ha torturato gli innocenti e poi spazzarlo via, per sempre. Ma se lo facesse, se andasse in quell'angolo buio della propria anima, non tornerebbe più indietro. Uccidere diventerebbe sempre più facile. Il codice etico è un modo per Batman di impedirsi di diventare qualcosa che odia e teme, di diventare ciò che combatte. Under the Red Hood è una fantastica storia ed è, secondo me, essenziale per capire le motivazioni di Batman. Un'altra storia del grande Dwayne McDuffie. Questo film animato è in realtà molto liberamente ispirato al fumetto Torre di Babele, scritto dall'altrettanto geniale Mark Waid. A mia modesta opinione, però, il film animato sviluppa meglio l'idea e la rende più interessante. La premessa di questa storia è che qualcuno sta usando dei piani molto elaborati e astuti per neutralizzare la Justice League, come preambolo ad un piano ancora più malvagio. Viene poi fuori che questi piani, utilizzati dal cattivo, sono in realtà versioni modificate di alcuni piani rubati a Batman. Ebbene sì, Batman ha creato dei piani di emergenza per neutralizzare ogni singolo membro della Justice League se ce ne fosse mai bisogno, se diventassero malvagi o se venissero manipolati. Batman riesce a salvare se stesso e i suoi compagni prima che sia troppo tardi e la squadra si reca a combattere il nemico. Come potete immaginare, però, l'esistenza di questi piani incrina i rapporti all'interno della Justice League. Questa storia è, secondo me, essenziale perché mostra un altro lato fondamentale del personaggio. Batman è uno stratega ed è un uomo ossessionato con l'essere sempre pronti a tutto, ai limiti della paranoia. Così tante cose sono dettate dal caso, la vita stessa di Bruce è cambiata per via di un atto violento e casuale, che Batman non intende farsi trovare impreparato. Mai più. Per questo motivo ci deve essere sempre una strategia, un piano. Nessuna eventualità deve essere ignorata o trascurata, non se si vuole mantenere la gente al sicuro, non se si ha a cuore il futuro del mondo. Questo è Batman, un uomo ossessivo e che sente il bisogno di essere pronto a tutto, sempre. Molto semplicemente, questa è la più iconica storia a fumetti a narrare gli inizi della carriera di Batman. Una storia così influente che venne considerata canonica per decenni. Racconta di come Bruce decise di combattere il crimine, di come iniziò la sua carriera di Batman e di come decise quale sarebbe stato il suo costume, i suoi metodi, le sue strategie. È inoltre una storia che approfondisce il suo rapporto con James Gordon e che, tramite i monologhi interiori, ci mostra la filosofia e l'ideologia che guidano un uomo come Batman.
È una storia essenziale di Batman, sia per conoscere il personaggio che per conoscere meglio la sua storia editoriale. Obbligatoria. Mettiamo subito le carte in tavola. Questo è il mio fumetto preferito di tutti i tempi. Detto questo, lasciate che vi spieghi perché si trova su questa lista. Questa è la prima e la migliore storia a spiegare perfettamente il motivo per cui Batman e Joker funzionano così bene come conflitto e perché il potenziale dei due sia infinito. Altre storie, come Arkham Origins e Morte della Famiglia, hanno fatto lo stesso in modo molto buono, ma questa è la storia a cui dobbiamo di più. In questa storia, il grande Alan Moore riassume perfettamente le due filosofie dei personaggi. Entrambi sono una risposta ad un mondo senza senso, crudele e caotico. Entrambi sono il frutto di un trauma profondo. Entrambi reagiscono in un modo che è, a modo suo, assurdo e folle. Il Joker reagisce alla follia del mondo decidendo di essere folle quanto e più del mondo, di seguire la corrente. Batman, no. Batman decide di imporre un senso ad un mondo che non ce l'ha. Ed è per questo che amiamo Batman, perché porta avanti una lotta senza fine e forse senza senso, ma che è anche la più nobile e l'unica che può scegliere una persona etica, scegliere di lottare sempre, di non farsi sopraffare dalla follia del mondo, di elevarsi al di sopra di essa, di essere migliore. Questo è Batman, l'uomo che lotta anche quando sembra assurdo e inutile. PS. Evitate il film animato, come la peste. Reputo Hush una storia essenziale di Batman perché, oltre ad essere incredibilmente coinvolgente e meravigliosamente illustrata, è una storia che gestisce con enorme abilità tutte le caratteristiche che Batman come personaggio dovrebbe avere. Il Batman di Hush è un detective, un guerriero, un uomo etico, uno stratega, un uomo tormentato. Un uomo che finisce sempre con l'essere solo, un uomo determinato, un uomo che non si arrende mai, un uomo ossessivo. C'è tutto in questa storia. Questa è la storia a fumetti che io raccomanderei a qualcuno che mi dicesse: convincimi che Batman è un bel personaggio. È tutto in questa storia. Non so come Jeff Loeb sia riuscito a gestire tutti gli elementi così bene, ma il risultato è formidabile. Una storia che entra nella testa del personaggio e ce lo fa conoscere ed apprezzare come poche altre. Hush. Un must. Insieme a Watchmen, questa storia viene considerata giustamente una pietra miliare nel mondo del fumetto. Scritta anche questa da Frank Miller, un Frank Miller all'apice del suo talento narrativo e del suo acume, questa storia racconta di un Batman più vecchio, più saggio e più amareggiato, che, dopo 10 anni in cui aveva rinunciato all'essere Batman, decide di rimettere il costume per salvare la sua città. Nel corso della storia finirà per affrontare nuove minacce come i mutanti, vecchie minacce come Joker e Due Facce, e addirittura ex alleati come Superman e il governo americano. Questa storia ha cambiato per sempre Batman, il modo di scrivere e disegnare le sue storie, il mondo del fumetto in generale e la percezione del pubblico di Batman. Non era la prima storia di Batman ad essere matura e cupa, diamo credito ad autori come Neal Adams, ma fu la prima in anni a farsi strada nel mainstream e a cambiare la visione del pubblico. Per il pubblico generico, Batman era Adam West. Dopo questo fumetto, non più. Non avremmo la maggior parte delle seguenti storie di Batman, comprese molte di queste, molte altre che non ho nominato, e i film, senza il ritorno del Cavaliere Oscuro. Oltre le atmosfere e allo stile, questa storia segnò per sempre la personalità del personaggio. Batman è un uomo di pura volontà, tormentato dalla morte dei suoi genitori anche 40 anni dopo, pronto a ogni evenienza e che, anche quando lo vorrebbe con tutto il cuore e sembra la cosa più logica, non uccide, perché ha giurato di non farlo mai. Questa storia è inoltre la frase di Batman che, secondo me, descrive al meglio il personaggio. Il mondo ha un senso solo se lo costringi. Puro Batman. I fan di Batman devono moltissimo a questa storia ed è un'ottima storia con cui cominciare se si è nuovi al mondo di Batman. Questa è, per quanto mi riguarda, la storia definitiva di Batman e la migliore ad essere incentrata su lui come personaggio. Io amo il Cavaliere Oscuro, Batman il Ritorno, Ash,
Ma questa è, secondo me, la migliore storia ad essere incentrata su di lui e quella che ne gestisce tutte le qualità al meglio. Di tutte le miriadi di storie di Batman che conosco, questa è la prima che raccomanderei a qualcuno che vuole imparare chi è il personaggio. La premessa è molto semplice. Un nuovo cattivo, il Fantasma, sta uccidendo degli esponenti della mafia. Le indagini di Batman sono intramezzate da alcuni flashback che ci mostrano come, nell'universo animato, Batman iniziò la sua guerra contro il crimine, il senso del dovere che lo spinse, il dolore che guidava ogni sua mossa, l'oscurità che si portava appresso. Tramite i flashback vediamo anche che Bruce era quasi riuscito ad avere una vita felice, con una donna che amava, profondamente. Purtroppo, però, finì male, e fu proprio questo il colpo di grazia che fece rinunciare Bruce alla felicità. Questa storia non è essenziale solo per via della sua stupenda animazione o delle fenomenali musiche, ma perché qui c'è davvero tutto ciò che rende Batman un eroe e la fonte di ispirazione per tantissime persone, me compreso. Questo è un uomo segnato dalla tragedia, tormentato, solo, abile, spaventoso quando vuole esserlo, buono, etico, tenace e che, più di ogni altra cosa, è disposto a rinunciare alla propria felicità nel nome dei suoi ideali. E che sembra condannato a farlo. Non c'è immagine più azzeccata per descrivere il personaggio dell'ultima scena di questo film. Un uomo circondato dalle tenebre, nel giusto, ma da solo, che continua un'eterna lotta e risponde al richiamo di una città che avrà sempre bisogno di lui. Questa è, secondo me, la storia essenziale di Batman. Beh, questa era la mia lista. Spero che vi sia piaciuta e che l'abbiate trovata interessante. E spero di aver argomentato bene il perché delle mie scelte. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come sarebbe la vostra, e tenete a mente che questa è la mia opinione ed è ovviamente parziale. A presto e statemi bene.